Hombre, gracias. Allora, care colleghe, cari colleghi, cari ospiti che siete venuti così numerosi questa mattina qui nella sala stampa, siamo lieti di presentare la Costituzione Apostolica del Santo Padre Francesco, Vultum Dei quaerere, sulla vita contemplativa femminile. Ringraziamo molto Sua Eccellenza Monsignor José Rodríguez Carballo, che è segretario della Congregazione, per aver trovato il tempo anche in questi giorni un po' estivi per venire a commentarla, presentarla, rispondere eventualmente a qualche domanda, perché mi sembra che sia un bel documento, certamente molto significativo per la vita religiosa femminile in generale e per quella contemplativa in particolare. Mi veniva in mente di notare oggi è la festa di Santa Maria Maddalena, Apostolorum Apostola, è la prima volta che viene festeggiata con il rango di festa nella liturgia della Chiesa e quindi è anche una bella occasione per parlare di donne consacrate, ecco, in questo clima di una bella festa della Chiesa. Grazie di essere qua, Eccellenza. La parola a lei. Avete avuto a disposizione, con embargo già da qualche ora, il testo in italiano, in spagnolo, in francese, in inglese. La pubblicazione in chiaro sul sito internet avverrà verso le 2 per problemi di tipo tecnico delle persone che se ne occupano. Però voi avete già avuto da parte nostra, diciamo, i testi a disposizione, ci potete lavorare tranquillamente. Adesso viene distribuito anche un bollettino con il testo sostanziale della presentazione che si farà, Sua Eccellenza. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti della vostra presenza. Ancora una volta grazie alla sala stampa del Vaticano che ci offre questa opportunità e in concreto al padre Federico Lombardi che ha avuto la bella iniziativa di fare questo incontro di presentazione. Ecco, saluto i giornalisti, io so che non è il momento più bello perché siete impegnati in tanti altri fronti, non l'ultimo la giornata mondiale della gioventù, ma ci fa molto piacere che siate qui. E permettetemi un saluto molto particolare a Monsignor Joseph Tobin, già segretario, arcivescovo segretario del nostro dicastero, e quindi conosce bene la vita consacrata, tra l'altro perché anche lui è un consacrato ed è qui oggi in mezzo a noi. A tutti voi benvenuti. Voglio iniziare queste parole di presentazione della Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere con un chiarimento e due ringraziamenti particolari. Il chiarimento è che non è presente il nostro prefetto, il cardinale João Brás de Avis. Non si sapeva quando verrebbe pubblicata questa Costituzione, quindi non si sapeva se si poteva fare o no questa conferenza stampa. Lui aveva preso altri impegni precedenti molto importanti e in questo momento si trova in Brasile. Però posso assicurarvi che lui ha seguito con molto interesse fin dall'inizio la nuova Costituzione e certamente lui offre tutto il suo sostegno alle sorelle contemplative o interamente contemplative. E poi due ringraziamenti che mi sembrano giusti, anzi più che giusti. Uno per il Santo Padre e l'altro per le sorelle contemplative o interamente contemplative. Al Santo Padre, il Papa Francesco, per il bellissimo dono che ci fa con questa Costituzione Apostolica. Posso dirvi che lui ha preso molto la vita contemplativa e questa Costituzione dopo 66 anni
che era stata pubblicata la precedente Costituzione Sponsa Christi da Papa Pio XII, viene proprio a offrirci un'aria fresca proprio per la vita e la missione nella Chiesa e nel mondo da parte delle contemplative. A nome di tutte le contemplative, alle quali salutiamo perché sicuramente ci seguono, e a quanti apprezzano questa forma di sequela Christi, grazie Santo Padre il Papa Francesco. Grazie anche, lo facciamo di cuore, a tutte le contemplative sparse nel mondo. Con la vostra costante preghiera di intercessione siete sostegno di tutta la Chiesa nell'opera dell'evangelizzazione, particolarmente delle sue membra più deboli e bisognose. La Chiesa, cito il numero 36 della Costituzione, ha bisogno di voi come fari che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Questa porzione letta del Gregge di Cristo, come amava definirla San Cipriano, circondata da sempre di particolare cura e attenzione da parte della Chiesa, di cui costituisce il cuore pulsante di fede e di amore per il Signore e per l'umanità intera, si è vista negli ultimi decenni trascurata a livello legislativo, tanto da essere ancora regolamentata da una Costituzione apostolica che risale al 1950, dunque al pontificato di Pio XII. La Costituzione apostolica che oggi presentiamo è dunque preziosa in quanto viene a colmare una lacuna degli anni post-conciliari, lacuna di cui si iniziavano a sentire sensibilmente le conseguenze. Da qui la sollecitudine di Papa Francesco, pastore attento alla vita del suo gregge, e la decisione di donare un nuovo documento a tutti coloro che nella Chiesa, cito il numero 2, uomini e donne chiamati da Dio e innamorati di Lui, vivono la loro esistenza totalmente orientati alla ricerca del suo volto, desiderosi di trovare e contemplare Dio nel cuore del mondo. Fine citazione. Vultum Dei quaerere ne è il titolo, a significare ciò che più specificamente caratterizza questa forma di speciale consacrazione. Se infatti, citazione, la ricerca del volto di Dio attraverso la storia dell'umanità, da sempre chiamata a un dialogo d'amore con il Creatore, è pur vero che i contemplativi ne fanno la loro speciale missione nella Chiesa, come il documento sottolinea ripetutamente nelle pagine iniziali. Siate fari per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino che annunciano il sole che sorge. Questa l'esortazione iniziale del Santo Padre a sottolineare la stima che nutre per questa forma di particolare consacrazione, chiamata a dare misteriosamente luce all'umanità intera dal silenzio e dal raccoglimento del chiostro. Quindi la Costituzione passa a dare indicazioni precise rispetto ai vari elementi essenziali per una vita di contemplazione, elementi di per sé fondamentale per ogni forma di vita consacrata, ma declinati dal Santo Padre con un accento particolare, proprio tenuto conto di una vita dedita alla contemplazione come fondamentale compito e missione. Non solo. Se è vero che la vita contemplativa non è appannaggio delle sole donne, è altrettanto vero che è stata ed è tuttora in larga parte declinata al femminile. Dunque, nel delineare gli elementi essenziali, non mancano riferimenti espliciti alle donne contemplative,
di cui viene consegnata l'icona di Maria quale summa contemplatrix, colei che, vergine, sposa e madre, accoglie e custodisce la parola per restituirla al mondo, contribuendo a far nascere e crescere Cristo nel cuore degli uomini assetati. Non è a caso primo elemento ad essere evidenziato dalla Costituzione la formazione. Nei suoi due momenti di formazione, permanente e iniziale, ormai da diversi anni, soggetto di particolare attenzione da parte del Magistero. E a questo proposito il Santo Padre, mentre da un lato ricorda che il luogo ordinario di formazione per una comunità contemplativa deve essere il monastero, dall'altro auspica la collaborazione tra più monasteri attraverso varie modalità: scambio di materiale, uso prudente dei mezzi digitali, case di formazione iniziali comuni, disponibilità data da sorelle preparate ad aiutare i monasteri con meno risorse, eccetera. È importante che la fantasia della carità aiuti a stringere legami di reciproco aiuto, sempre salvando le norme che regolano una vita contemplativa. Non manca nel documento una raccomandazione, frutto di una preoccupazione costante del Santo Padre. Si eviti, si legge al numero 15, assolutamente di reclutare candidate alla vita contemplativa da altri paesi al solo scopo di mantenere la sopravvivenza del monastero. Ampio spazio, e non poteva essere diversamente, è dedicato alla preghiera quale elemento essenziale, con una precisazione importante. La vita di preghiera, leggo il numero 16, e la vita contemplativa non possono essere vissuti con ripiegamento su voi stesse, ma devono allargare il cuore per abbracciare l'umanità intera, particolarmente quella che soffre. Con la vostra preghiera potete guarire le piaghe di tanti fratelli. Se è desiderio profondo del cuore del Papa Francesco quello di avere una Chiesa in uscita, questo vale anche per coloro chiamate a consumare la propria esistenza tra le mura di un chiostro. L'attenzione del cuore, nella sua sollecitudine materna, deve continuamente delitare i confini nella preghiera, perché non solo si spinga in alto a contemplare il volto santo di Dio, ma anche scenda nel profondo ad incontrare il dolore dell'uomo più solo ed emarginato. Per nutrire la vita di preghiera, poi, viene raccomandata dal Santo Padre la centralità della parola di Dio, prima fonte di ogni spiritualità, mantenendo viva la consuetudine ormai molto diffusa nei monasteri della lezione divina. A questo proposito, è auspicato che i monasteri diventino vere scuole di preghiera, dove i fratelli possano formarsi ed incontrare Dio e ad intessere con Lui un dialogo che permei tutta la vita. Ancora, nutrimento della vita di preghiera saranno la celebrazione dell'Eucaristia e del sacramento della riconciliazione, come vie privilegiate per incontrare il Signore vivo e presente e fare esperienza della sua misericordia, per diventare strumenti di pace e di perdono in tutta la Chiesa e nell'umanità intera. Dal perdono ricevuto da Dio e donato ai fratelli, il Santo Padre passa naturalmente a parlare della vita fraterna, quale elemento essenziale, irrinunciabile per una vita di contemplazione, perché, cito, chi non ama il proprio fratello che vede non può amare Dio che non vede, come dice la prima Giovanni. Qui si fa accorata la raccomandazione del Santo Padre a costruire comunità che siano riflesso, limpido e leggibile da parte dei fratelli e delle sorelle di amore trinitario. Cito, ricordate che la vita fraterna in comunità è la prima forma di evangelizzazione, per quanto vi esorto
a non trascurare i mezzi e l'impegno per risaldarla, vigilando costantemente su questo aspetto, con l'attenzione alla cura e al rispetto degli anziani e all'ascolto delle istanze dei giovani, in una tensione tra memoria e promessa, in cui si radica la fecondità. Quindi Papa Francesco passa a trattare due elementi che sono attualmente per i monasteri di vita contemplativa fonte di discernimento e di riflessione: l'autonomia, a cui è legato il ruolo delle federazioni, e la clausura. A proposito dell'autonomia, due sono gli aspetti evidenziati: l'attenzione a che l'autonomia non diventi sinonimo di isolamento e autoreferenzialità, la verifica che all'autonomia giuridica corrisponda una reale autonomia di vita, con criteri chiaramente precisati. Proprio perché tema delicato e dibattuto, già vengono date a questo proposito alcune linee di comportamento da seguire da parte dei soggetti interessati nel caso in cui non vi sia più autonomia di vita, sebbene poi si rimandi alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica per la decisione ultima. Tutti i monasteri, salvo casi particolari, a giudizio della Santa Sede, dovranno essere federati. Forse questa è una delle grandi novità. È interessante la possibilità contemplata che le federazioni siano configurate non più soltanto secondo un criterio geografico, ma piuttosto, cito, di affinità di spirito e di tradizioni. Auspicata è pure la consociazione giuridica dei monasteri all'ordine maschile corrispondente, come la formazione di confederazioni e di commissioni internazionali dei diversi ordini. Per quanto riguarda la clausura, vengono ridefiniti i tre tipi di clausura già contemplati in certo modo in vita consecrata numero 59, cioè clausura papale, costituzionale e monastica, consentendo ai singoli monasteri un discernimento attento che rispetti il diritto proprio per chiedere eventualmente alla Santa Sede di poter abbracciare una forma di clausura diversa da quella vigente. Questa è anche un'altra novità. Prevedendo che questo possa comportare la scelta di diversi tipi di clausura all'interno dello stesso ordine, il Santo Padre sottolinea che, cito, la pluralità di modi di osservare la clausura deve essere considerata una ricchezza e non un impedimento alla comunione. Comunione, continua a citare, che potrà concretizzarsi in diverse forme di incontro e collaborazione, soprattutto nella formazione iniziale e permanente. Poi si parla del lavoro e dell'ascesi come punti essenziali della vita monastica, cari a tutta la tradizione monastica, che Papa Francesco ancora raccomanda. Lavoro come partecipazione all'opera creatrice di Dio e opportunità di essere solidali coi poveri, alle cui necessità è anche opportuno si deve provvedere quando possibile. Ascesi come mezzo di purificazione del cuore per liberarlo dalla mondanità che tanto insidia la vita monastica oggi, come tutta la vita della Chiesa, allontanandola dalla mentalità evangelica del dono di sé per amore. Infine, un'attenzione particolare è riservata al silenzio. Quello però, cito, abitato dalla presenza come spazio necessario di ascolto e di ruminazio della parola, elemento vitale per la vita contemplativa, per accogliere la parola di Dio e il grido dei fratelli, perché, cito, nel rumore interiore non si può ricevere niente e nessuno. Non a caso, legato a questo elemento essenziale, viene il documento un paragrafo dedicato ai mezzi di comunicazione digitali.
oggi tanto diffusi anche nei monasteri, fonti anche esse di discernimento sulla modalità di utilizzo, proprio perché utili ma insieme rischiosi, soprattutto in una vita dove il silenzio e il raccoglimento sono tanto importanti, ne viene raccomandato un uso prudente. Come si vede, non vi è ambito che non sia stato toccato dalla sollecitudine del Santo Padre per questa forma di vita, che gli è sicuramente cara e alla cui custodia tiene molto, come ha più volte dimostrato nel suo Magistero. Con questa Costituzione Apostolica abbiamo il suo pensiero tradotto in linee guida chiare che vengono consegnate alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, a cui aspetta ora il compito, non facile certamente, ma il compito di redigere un nuovo documento che sostituisca quello vigente, Verbi Sponsa, che contenga la legislazione che regolerà la formazione, l'autonomia e la clausura dei monasteri di vita contemplativa o integralmente contemplativa. Grazie. Grazie mille, Eccellenza, di questa presentazione. E, prima di dare la parola al pubblico, le chiedo una parola di spiegazione un po' tecnica su queste ultime frasi, cioè alla Costituzione Apostolica segue poi una istruzione e così che tempi può avere, diciamo, che rapporto c'è fra l'uno e l'altro tipo di documento, tanto per capire un attimo come ci si muove. Grazie. Effettivamente alla Costituzione Apostolica seguirà l'istruzione elaborata dal Dicastero. Questo già esisteva. La Costituzione era Sponsa Christi, che alcuni neppure ricordavano e conoscevano il nome, perché ha 66 anni di vita. Oggi non diciamo che celebriamo il funerale, ma certamente le diamo un po' di riposo. Quindi la Costituzione esisteva, questa viene sostituita a partire d'oggi da questa nuova Costituzione, e poi esisteva anche una istruzione che è Verbi Sponsa, e questa verrà sostituita dalla nuova istruzione che verrà elaborata dal nostro Dicastero. E qual è la finalità di questa nuova istruzione? Lo dice la Costituzione Apostolica nell'articolo 14, paragrafo primo. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica emanerà, secondo lo spirito e le norme della presente Costituzione, una nuova istruzione sulle materie annoverate al numero 12, cioè formazione, clausura e autonomia. Questo verrà più concretizzata in questa istruzione. Lei anche parlava del tempo. Spero che non siano tempi né romani né biblici, che sarebbe allora peggio. Quindi tentiamo di farlo al più presto possibile. Sarebbe ideale, ma questo è un desiderio, che potesse essere già in mano quando faremo il congresso internazionale per i delegati e vicari di vita consacrata, che, se Dio vuole, sarà nel prossimo mese di ottobre. Già è convocato, già hanno in mano i vescovi tutti la lettera di convocazione, e speriamo che vengano molti proprio per spiegare tutte queste nuove normative. Grazie mille. Adesso la parola al pubblico. Angela, come al solito, ci inizia, apre le danze. Angela Ambrogetti, ci stampa. Una domanda intanto per noi come ripasso. Questo riguarda la vita femminile. Sulla situazione invece della vita maschile, sempre claustrale, ci può magari ragguagliare un po', farci capire se ci sono anche dei lavori in corso oppure no. E poi un'altra cosa, il tempo di preparazione di questo documento, di questa Costituzione, in genere sono, come dire, procedimenti lunghi, e quali sono stati anche i dicasteri che ci hanno lavorato, oltre il vostro naturalmente. Grazie.
Allora, sulla vita monastica maschile devo dire che non c'è niente in corso. E voi capite anche che alcuni vorrebbero proprio che questa Costituzione che oggi presentiamo toccasse anche la vita monastica maschile. Questo per il momento non si è considerato farlo, perché le due forme di vita monastica sono assai diverse, anche se dopo gli elementi essenziali dovrebbero essere gli stessi, ma il modo di vita è lì dove c'è la diversità. Poi ecco i tempi e chi ha collaborato in questa nuova Costituzione. I tempi sono iniziati almeno 2 anni e mezzo fa. In che senso? Perché la congregazione ha inviato un questionario a tutti i monasteri, tutti monasteri federati, e poi si sono aggiunti molti monasteri non federati, con delle domande molto precise su questi temi. Tenendo la risposta di questi monasteri, e devo dire che è stata ricchissima e abbondantissima, il Dicastero ha fatto una sintesi, anzi, ha fatto 2 sintesi, una più ampia e l'altra più ridotta. Queste 2 sintesi sono state consegnate alle autorità competenti affinché potesse fare questa Costituzione. So che in questa Costituzione si riflette, direi abbastanza bene, tutto il contenuto di queste risposte che sono venute. E allo stesso tempo posso assicurare che in questo testo hanno collaborato delle contemplative dei diversi istituti o dei diversi ordini. Quindi è una Costituzione che direi certamente del Santo Padre, questo è chiaro, ma è stata ascoltata la voce delle interessate, è fortemente ascoltata, prima dalla congregazione, poi da quello che io vedo nella Costituzione, anche di chi ha aiutato nella redazione del testo. Su questa domanda anche questo pomeriggio potrete vedere nell'Osservatore Romano una mia intervista, e lì proprio si risponde a questa domanda, perché è stata fatta sprofesso dall'Osservatore Romano. Grazie. Sì, io ringrazio perché è una cosa molto bella, finalmente una Costituzione a distanza di più di 60 anni e ha tenuto conto delle esperienze che nel frattempo sono state fatte nei 50 anni del Concilio Vaticano II, specialmente per ciò che riguarda la vita contemplativa legata alla lezione divina, alla centralità della parola e poi l'apertura delle clausure. Ma una domanda mi rimane in sospeso, ed è quella relativa all'autonomia, non l'autonomia all'interno di una confederazione che sarà necessaria, ma nei confronti dei vescovi. Io ho avuto autonomia, scusi, vescovi. Nei confronti dei vescovi ho avuto tantissimi problemi, per la mia esperienza di 50 anni di esperienza, dico, in cui c'era la sensazione di una mancanza di stima nei confronti della comunità contemplativa, è quasi in, diciamo, in filigrana un tentativo di non far sviluppare troppo anche per interessi squisitamente economici. Questa autonomia la congregazione dei religiosi intende rivendicarla nei confronti dei vescovi, sì o no? Sì. Allora, padre, anche questa domanda mi è stata fatta dall'Osservatore Romano. Quindi lì potrà vedere quello che ho risposto proprio nella domanda che mi hanno rivolto, è questa: quale ruolo avranno i vescovi e i superiori degli istituti religiosi nella vita monastica femminile? Quello che io credo è che si deve rispettare scrupolosamente la legislazione. E qui cito anche, dopo essere stato informato, diversi canoni. E io sono del parere che a volte certi interventi, sia dai vescovi, sia dai superiori religiosi, sia dagli assistenti
o dai delegati, quindi qui entriamo un po' tutti, sono contro leggi. E quindi dobbiamo rispettare quello che è regolato dal codice. Io credo che in questo dobbiamo essere molto più rispettosi verso le consacrate che vivono quella vita e secondo anche verso le donne. Io qui ho una, alla fine di questa risposta che ho offerto al Vaticano, dico all'Osservatore Romano, e dico a un certo momento, ecco, in ogni caso va considerato che le monache non sono delle minorenne e comunque delle persone non del tutto capaci, che hanno bisogno di essere, di avere qualcuno accanto a loro per essere sostenute, consigliate e comunque per non adottare scelte sbagliate. È il momento di credere alla loro responsabilità e alle loro scelte. E questo dovrà essere rispettato scrupolosamente, sia dai vescovi, quando i monasteri dipendono dai vescovi, sia dai superiori religiosi, quando i monasteri dipendono dall'ordine maschile corrispondente. Perché credo che a volte non è giusto, non sono giusti certi interventi. Però si deve dire anche che le abadesse e le priore devono assumere le proprie responsabilità. Per esempio, nel tema di clausura, è ben regolato quando devono chiedere permesso e quando lo può dare l'abadesse e la priora. E qui a volte mi sembra o che non lo sanno o che non vogliono prendere la responsabilità in mano. Quindi qui un po' è una chiamata a tutti a essere responsabili e a rispettare quello che è regolato sia dal codice sia dai documenti della Chiesa. Grazie. Eccellenza, lei ha parlato del documento Sponsa Christi, sorridendo, dicendo che in qualche modo ne abbiamo celebrato il funerale. Ma non era già celebrato sinteticamente il funerale con il documento Verbi Sponsa, che è successivo? Questa è una prima cosa. Questo per dire che gli aggiornamenti ogni 60 anni corrono dei rischi, insomma, forse è bene... C'è un'altra curiosità ed è questa. A un certo punto si parla del fatto che Verbi Sponsa riassumeva in modo mirabile l'intero magistero supremo. Questo aggettivo supremo è passato di... Quando ero giovane si parlava della suprema sacra congregazione del Santo Uffizio. Il magistero supremo è un modo per intendere il magistero pontificio? Generico, oppure c'è qualcosa di particolare? Su questo particolare non posso rispondere, non saprei dirle perché non è espressione certamente mia. Quindi cioè, Non mi sembra il linguaggio di Francesco, questo magistero supremo, è un modo semplicemente di indicare una serie di documenti indifferenziati. Penso che c'è il magistero papale della Chiesa. Sulla prima questione torno a dire che Verbi Sponsa, nel mio capire, non sospendeva la Costituzione Apostolica, perché sono due cose molto diverse. La Costituzione Apostolica ha un'autorità che non ha un'istruzione di un dicastero. E per questo, nell'attuale Costituzione Apostolica, si fa riferimento proprio che con questa Costituzione viene abrogata, quindi viene già passa alla storia la Costituzione Verbi e Sponsa Christi. Sono due livelli diversi. Mm-hmm. Bene, grazie. Sì, sono Antonio Pelagio d'Antena 3. Monsignore, potrebbe darci qualche cifra prima? Quante sono queste suore monastiche
Poi si ha anche le cifre di quanti monasteri sono chiusi negli ultimi anni e dove stanno crescendo, se c'è più in Africa o in Asia o in Europa. Grazie. Grazie. Allora, devo dire che i due paesi dove più monache contemplative ci sono è in Spagna e in Italia. Sottolineo questo perché capirete che questi due paesi in questo momento soffrono anche la crisi vocazionale. Questo comporta che la diminuzione è avvenuta, sta avvenendo e avverrà ancora. Detto questo, ecco, io alcune cifre che posso dare sono cifre approssimative. Come sappiamo, le statistiche nella Chiesa non sempre corrispondono perché non disponiamo neppure di molti dati aggiornati. La nostra congregazione, concretamente l'ufficio che si incarica delle monache, sta facendo una statistica molto più accurata sia dai monasteri sia dai membri. Comunque, numeri rotondi. Vi posso dire che in questo momento, per incominciare da là, in Africa sono 1172 professe solenni, mentre sono 372 temporali e 230 novizi. Questi sono i numeri che io poi ripeto più o meno. In Asia sono 3100 le solenni, 379 le semplici e 271 le novizie. America del Nord 3519 le solenni, 303 semplici e 206 novizie. America del Sud 4242 solenni, 443 semplici e 315 novizi. Oceania, 188 solenni, 16 semplici e 5 novizi. Europa, 22.315 solenni, 1.167 semplici e 628 novizi. In tutto il mondo, in questo momento siamo sulle 43.500, 44.000 più o meno. Il calo, io ho i dati dal 2000 al 2014. In questi anni, dal 2000 al 2014, le solenni sono, il numero è calato da 48.000 nel mondo, 834 a 38.773. Le novizie sono calate da 2.426 a 1.758 e le semplici da 3.819 a 2.817. Poi vi posso anche, per la curiosità, se vi interessa, dirvi anche le famiglie, come sono un po' distribuite negli ordini. Il numero di monasteri sono all'incirca di 4.000 nel mondo intero. E certamente il numero più alto, altissimo, è in Europa, come già ho detto, più della metà. E posso dirvi anche che in Francia, ho qui i dati adesso, o in Spagna sono 850 monasteri, in Spagna 850, in Italia 523, in Francia 257 e in Germania 119. Questo per l'Europa.
Le federazioni sono in questo momento 166 federazioni, 47 associazioni e 5 congregazioni. Alcuni ordini, come l'ordine delle Redentoriste, o parte di un ordine, per esempio le Carmelitane Scalze della Polonia, non hanno nessun tipo di legame tra i monasteri, legami giuridici. Non sono quindi federati, eccetera. Poi, ecco, posso dire che le famiglie più numerose, ecco, scusate se faccio propaganda di famiglia, ma mettendo insieme tutte le clarisse dei diversi colori, le cappuccine, le urbaniste, le del terzo ordine regolare e le sorelle povere di Santa Chiara, sarebbe la famiglia più numerosa. Io ho qui i dati, se non mi sbaglio. Ecco, la famiglia francescana conta con 13.066 monache. Il numero più grande con molto è le sorelle povere di Santa Chiara, 7.000 alti. Poi viene la famiglia carmelitana. Devo dire che le carmelite prese singolarmente sarebbero quelle delle costituzioni dell'anno 91, sarebbe l'ordine più numeroso. A queste dobbiamo sommare quelle delle costituzioni dell'anno 90. E insieme sarebbe la seconda famiglia più numerosa nella Chiesa. Poi vengono, ecco, altre famiglie, come per esempio le Beneditine sono 6.627, le Cistercensi 2.622, le Dominicane 2.614, le Visitandine 1.851 e le Agostiniane 1.192, questi gruppi più numerosi. I più piccoli, ecco, posso dire, le Certosine sono 32 e le Battistine sono 13. E poi ci sono ancora altri gruppi piccoli che insieme potrebbero arrivare, diversi gruppi, a 60 monache. Eccellenza, sono Javier Martinez Brocal di Rome Reports. Vorrei, ci potrebbe raccontare quali sono i perché questa decisione di non reclutare sorelle dall'estero? Qual è la preoccupazione che c'è dietro? E volevo capire anche un secondo tema, no? Si cambia un documento di 60 anni fa. Lei ha detto che uno dei principali cambiamenti è l'invito a federarsi. Potrebbe enunciare quali sono i cambiamenti fondamentali rispetto alla prassi precedente? Grazie mille. Bene, non reclutare vocazioni da altri continenti. Questa è una preoccupazione che il Santo Padre, il Papa Francesco, ha fatto pubblicamente. Anche con espressioni che sono molto plastiche, quindi li può capire qualunque. Mi vengono in mente due frasi che ha detto il Santo Padre, io li ho ascoltato direttamente e forse anche diversi di noi qui. La prima, fare attenzione alle tratte di novizie, lo ha detto lui. Cioè, nel documento, e l'altra ha parlato di inseminazione artificiale. Io lo dico perché è stato lui stesso nella conclusione dell'anno della vita consacrata a dirle. Perché questo? Questo non vuol dire chiudere la porta a vocazioni di altri continenti. No, soltanto fare attenzione al discernimento. E io credo che quando un monastero chiama vocazioni di altri continenti, deve domandarsi prima perché lo faccio.
Perché io chiamo sorelle di un altro continente? Perché se è soltanto per mantenere muri, questa non è una giustificazione evangelica. Seconda domanda, quando una sorella viene di un altro, deve domandarsi perché vado, perché vengo? Queste due domande, a mio parere, chiarirebbero molte cose. E a volte credo che questo non si fa. E quindi tutto questo viene a richiamare la nostra attenzione, l'attenzione dei monasteri, al discernimento, per evitare dopo anche situazioni che non si possono giustificare dal punto di vista evangelico. Ma ripeto, questo non vuol dire chiudere le porte, eh? La Chiesa è universale e quindi dobbiamo essere aperti a vocazioni che vadano d'Europa in altri continenti e di altri continenti che vengano in Europa. Cambiamenti, ci sono diversi, però così a botte pronto mi viene per esempio sulla formazione, il fatto che si dice chiaramente che le formatrici per formarsi adeguatamente possono frequentare corsi anche fuori i monasteri, naturalmente con le debite attenzioni, perché la vita contemplativa continua anche quando frequentano magari un'università. Si raccomandano case di formazione interfederali, intermonastiche, perché non tutti i monasteri, questo è chiaro, possono oggi formare. E non possiamo sacrificare la formazione di una giovane semplicemente al fatto che debba rimanere nel monastero. Devo dire che già si fa, neppure questo è novità assoluta, ma che lo dica la Costituzione mi sembra molto importante. Poi nella clausura, il fatto che ogni monastero debba riflettere su quale forma di clausura vuole vivere, anche questo mi sembra una grande responsabilità verso il monastero e una grande fiducia. E, per esempio, sull'autonomia, vengono offerti criteri molto chiari quando un monastero perde l'autonomia giuridica, perché tutti i monasteri sono autonomi sui iuris, ma ci domandiamo, tutti i monasteri sono veramente autonomi? Crediamo di no. E quello che non si può, non si può, è che magari in una comunità dove rimangono pochissimi membri e tutti anziani, che continuano a essere autonomi, ma autonomi di chi? Perché cosa? E allora viene detto che in questi casi la congregazione, se lo considera opportuno, può fare una commissione dove entrerebbe l'ordinario, sia vescovo sia il superiore religioso maggiore, e poi la presidente della federazione, l'abadessa o priora del monastero e l'assistente, e decidano un po' la sorte di questo monastero, perché stiamo trovando serie difficoltà a volte per chiudere monasteri che sono già chiusi in se stessi. Però quindi ci sono diverse e io direi importanti novità. Scusi, già che lui, una delle novità a cui alludeva e su cui è interessante parlare, forse quella delle federazioni, cioè che tutti debbano appartenere a una federazione. La federazione coincide con queste famiglie di cui lei parlava o che cos'è? A noi manca un po' il concetto della federazione, sì. E la novità allora di dire che tutti devono essere federati, che cosa significa? Allora, le federazioni certamente sono all'interno di ogni famiglia. Che so io, una carmelitana non si può federare con una clarissa, per dire. Quindi le federazioni sono all'interno di ogni famiglia carismatica. Poi le federazioni, per adesso in molti casi almeno, venivano fatti con criteri geografici. Soprattutto io penso a Italia e penso in Spagna, che è dove più conosco io le federazioni. Adesso questo criterio non è necessariamente il più importante. Poi ancora
La federazione ha come finalità, lo dice molto bene qui, ecco, è una struttura di comunione tra i monasteri che condividono il medesimo carisma, vedete, affinché non rimangano isolati. Scopo principale delle federazioni è promuovere la vita contemplativa nei monasteri che ne fanno parte, secondo le esigenze del proprio carisma, e garantire l'aiuto nella formazione permanente iniziale, nonché nelle necessità concrete, eccetera. Io penso che nella futura istruzione verranno dati dei criteri molto precisi, quali sono anche, non direi il potere, perché questa parola non è evangelica, quindi non dovrebbe entrare nel nostro vocabolario, ma qual è l'autorità che ha una federale col suo consiglio. Perché oggi come oggi la federale non ha nessuna autorità se non quella che le viene a volte data dal dicastero, però volta per volta, se viene fatta commissario, se viene fatta visitatrice, eccetera. Sì, le confederazioni hanno sempre uno stesso taglio, però rispettando sempre le norme proprie di questa Costituzione per le donne. Grazie. Ari? Sì, buongiorno Monsignore. Volevo chiedergli quanti, sì, c'è una cifra approssimativa di quanti conventi consecrativi ci sono nel mondo? Contemplativi. Di monache 4.000. Stiamo su 4.000. Bene. Allora, ultima. Il rapporto tra maschile e femminile, dal momento che è sollecitata questa confederazione, il rapporto tra maschile e femminile significa che, per esempio, per eleggere un superiore generale di una congregazione che è maschile e femminile, debbono essere presenti con voto naturalmente attivo anche le monache e viceversa? Non necessariamente, padre. C'è un caso dove la Chiesa ha riconosciuto, che io conosca, possono esserci altri, un caso dove la Chiesa ha riconosciuto un unico ordine composto dal ramo maschile e dal ramo femminile, è il caso delle cistercensi o trappiste. E lì, nel capitolo generale che hanno loro, sono presenti uomini e donne. Prima, per la votazione, che deve essere sempre un monaco, si separavano in aule diverse. Adesso già votano nella stessa aula. Quindi, però è l'unico caso che io conosco. Non so se Monsignor Pepe conosce altri. Qualche congregazione benedettina. Congregazione del Cono Sur in Argentina e Cile, Paraguay, dei benedettini che hanno un'unica federazione, diciamo, un'unica congregazione. Però il problema rimane sempre lo stesso, cioè non potrà mai essere abate presidente una donna. Perché? Perché il ramo maschile è clericale e quindi è così. Comunque, sono due cose un po' diverse, la congregazione e l'ordine come tale. Le trappiste sono ordine, e nel tempo, mi sembra, del Papa Benedetto è stato deciso che formano un unico ordine. Va bene. Io, prima che il padre Lombardi concluda, ancora voglio ringraziare tutti i presenti, le contemplativi, lo facciamo a nome della congregazione, e lo facciamo a nome di tutti i consacrati e sicuramente di tutta la Chiesa. Ancora un grazie molto particolare al Sua Santità, il Papa Francesco, per questo dono, ai giornalisti che sempre ci accompagnano alla congregazione quando facciamo questi incontri, e permettetemi, che me lo permetta anche il Padre Lombardi. Sappiamo che alla fine del mese lascerà questo servizio così importante di portavoce della Santa Sede. Io voglio, a nome personale, ma anche del Dicastero, dirgli grazie, perché la sala stampa del Vaticano
sempre stato molto, molto aperto e disponibile a tutto quello che la congregazione, soprattutto durante l'anno della vita consacrata, abbiamo chiesto. Grazie Padre Lombardi, e che il Signore nel suo disegno per lei e su di lei lo porti avanti per le strade dove lo Spirito lo guiderà. Grazie. Grazie. Io rimango un vostro suddito perché sono un religioso, quindi siete voi che dovete guidarmi. Grazie mille a tutti, vedo che è stato molto bello, abbiamo passato insieme un'ora su un tema spirituale importante per la Chiesa e quindi siamo convinti che le monache stanno pregando anche per noi e per la Giornata Mondiale della Gioventù. Grazie di cuore anche a lei, Eccellenza, per aver partecipato e a tutti coloro che sono venuti anche, grazie di cuore. L'osservatore dedicherà due pagine questo pomeriggio. Bene.